oggi vi farò compagnia e potrete così conoscermi meglio. Dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, è un PRIN 2015, e ha lo scopo di sviluppare software per robot nell'ambito dell'assistenza agli anziani, in particolare agli anziani con disabilità cognitive, demenza, Alzheimer. Quindi un progetto in collaborazione anche con la parte medica della Federico II, dopodiché c'è psicologia della Seconda Università e il CNR sono parte del progetto. Quindi l'obiettivo è introdurre in maniera adattabile e friendly questi robot a casa degli anziani, in modo tale che possano essere di supporto nel monitoraggio della loro vita quotidiana. Quindi molto spesso questi problemi che hanno impatto sul cognitivo portano a un deterioramento della qualità della vita, e quindi un robot che fa monitoraggio potrebbe essere utile per migliorare appunto la loro vita. Sicuramente dal punto di vista della ricerca è un filone importantissimo, perché consente di studiare quanto l'intelligenza non sia semplicemente qualcosa che ha a che fare con la dimensione cerebrale, ma connetta tutti i nostri sensi insieme nell'orientamento all'interno del mondo reale. E le applicazioni della robotica al sociale, che adesso vedono già utilizzate tecnologie per la cura degli anziani e soprattutto dei malati di Alzheimer, che vengono stimolati anche nella loro dimensione interattiva, oppure nei bambini autistici con applicazioni che ne stimolano l'attenzione all'alto rischioso, quando questo viene confuso con l'autenticità dell'emozione sollecitata nell'altro. L'associazione RHP nasce nel 96, è un'associazione che fa molto rete sul territorio, è un'associazione che ama attivare risorse ed è orientata al benessere e alla quello che noi definiamo la resilienza, sia nelle persone, quindi partendo dai giovani, dai minori, dai giovani, dagli adolescenti, sia in riferimento alla famiglia, alle donne e agli anziani. La collaborazione con la Federico II, collaboriamo con gli enti pubblici, lì dove c'è la possibilità di restituire ai giovani una maggiore una maggiore competenza.